Oggi piove, la giornata uggiosa. Bene, ci vuole anche questo. E allora oggi bisogna che ci facciamo qualche invenzione, vediamo un po'. Ai, se faccio un figlio, ai, lo chiamo Ermilion. Sempre meglio di Basilio. Mamma mia, che casino che c'è qua. Qui abbiamo il progetto che continua. Oh, vediamo un po' cosa possiamo inventarci oggi. E qua è un bordello in questo laboratorio bunker. Mamma mia, che casino! Oh. Certo che se oggi mettessi un po' a posto non sarebbe male. Oggi non sarebbe proprio male se mettessi un po' a posto. Ah, ecco cosa potrei fare. Beh, lì. Ho la sega che non taglia bene. Quasi quasi potrei inventarmi qualche cosa per affilare il disco della sega. Boh. Vediamo. Ci proviamo. Ci proviamo. Vabbè. Allora, eccoci qua di nuovo all'opera. Adesso vedo un po' di combinare un attrezzo, di vedere un po' se riesco a inventarmi qualcosa con un flessibile e tre pezzi di legno per vedere di poter per vedere se riesco ad affilare la lama della sega. Allora, come vedete, ho preso un pezzo di legno che ho preso come piano e il flessibile, che adesso sto cercando di trovare la soluzione per poterlo fissare in maniera che rimanga a 90 gradi rispetto al piano. Una volta fatto i fori sulla tavoletta per le fascette, con la fresa faccio delle scanalature nella parte sotto in maniera che le fascette non facciano spessore sulla tavola. Per fare in maniera che il flessibile rimanga a 90 gradi e non si muova, lo fisso con una squadretta. Qua
qua come si vede meglio l'asola e la squadretta che serve per fissarla. Adesso tramite una tavola vado a fare il piano che funzionerà da guida. Adesso con l'aiuto di un'altra tavoletta che ha la stessa misura di quella di sotto, vado a costruire il così chiamato carrello, cioè in poche parole sui fianchi di questa tavoletta avviterò due legnetti in maniera tale che possa questo piano qua, diciamo questo carrello, scorrere avanti e indietro. A questo punto non mi rimane altro che trovare la posizione giusta per poter fissare come si chiama, il disco della sega in maniera tale che possa girare dente per dente nella stessa posizione. Trovato il centro, vado a fare il foro dove passerà il bullone attraverso il quale, sul quale con una rondella della misura del centro il disco verrà posizionato e fissato in maniera che non si blocchi. Una volta controllato che sia tutto a posto, non ci resta altro che fare la prova di affilatura. Come vedete, sembra che il sistema funzioni. Quattro pezzi di legno, un flessibile ed ecco lì. Possiamo tranquillamente affilare le nostre lame.